Nell'ultimo episodio abbiamo visto come i formanti, cioè una banda di frequenze attorno alla quale un suono mostra dei picchi di risonanza, rendano così complesso e frastagliato il timbro della nostra chitarra e come, per questo motivo, sia difficile riprodurre un suono sintetizzato identico a quello naturale. I formanti, insieme alla composizione armonica e alla vibrazione simultanea dei vari elementi, visti nei precedenti episodi, fanno tutti parte dei suoni cosiddetti periodici, cioè suoni in cui è possibile distinguere un ciclo di oscillazioni che si ripete nel tempo e che vengono percepiti come suoni ad un'altezza stabilita. Nella formazione del timbro della nostra chitarra classica esiste però sempre una componente di suoni non periodici. Scopriamoli insieme in questo episodio. Ciao a tutti, sono Mirko Migliorini, benvenuti ad un nuovo episodio di Chitarra da Studio Mauro Giuliani dedicato al suono della chitarra classica. La differenza sostanziale tra un suono periodico e uno non periodico sta nel fatto che quest'ultimo non può essere elaborato dal nostro cervello come quello non periodico, perché non avendo cicli di oscillazione continui, il nostro cervello non lo associa ad una determinata frequenza. Un'altra differenza è che mentre le vibrazioni periodiche producono armoniche, le vibrazioni non periodiche producono delle inarmoniche, armoniche che non sono multiple della fondamentale. Nella teoria classica sviluppata da Helmholtz, le parziali inarmoniche erano considerate dei suoni non musicali, dei rumori, ma oggi, nell'analisi del timbro, sono considerati dei suoni allo stesso identico livello dei suoni armonici. Sono delle vibrazioni che si sommano alle vibrazioni armoniche ed entrambe determinano la complessità di un timbro. In pratica si tratta di suoni particolari provenienti principalmente dalla fase dell'attacco del suono, per esempio il pizzico dell'unghia sulla corda, lo sfregare del polpastrello contro le corde, il rumore dell'appoggio della corda sui tasti della tastiera e tutti quei suoni inarmonici considerati rumori che rendono meno freddo e più naturale il suono di uno strumento rispetto a quello sintetizzato. Sul piano fisico, il rumore si distingue dal suono per la mancanza di periodicità temporale o per una periodicità incerta, per cui è difficile o impossibile trovare una fondamentale. Inoltre, nel rumore le componenti non sono più numerabili. In altre parole, mentre nel suono l'energia è concentrata per la maggior parte solo nelle frequenze armoniche, nel rumore l'energia è distribuita su un intervallo di frequenze più ampio. Si può allora affermare che, a grandi linee, nel suono l'energia acustica è abbastanza strutturata e ordinata, mentre nel rumore è disordinata o meno ordinata. Tuttavia, il confine tra suono e rumore è spesso vago e sfumato. Sul piano biologico, la percezione del rumore è forse più importante rispetto a quella del suono, perché il rumore è sempre stato presente nell'ambiente abitato dall'uomo. L'udito si è formato nell'evoluzione proprio per distinguere e riconoscere i rumori ambientali prodotti da oggetti e animali potenzialmente pericolosi, fornendo così informazioni utili alla sopravvivenza. Si può affermare quindi che il nostro sistema percettivo acustico è modellato sul rumore e non sul suono, e probabilmente proprio per questo che una componente di rumore miscelata al suono rende più vero e più naturale il timbro della nostra chitarra classica.